con la spegna. Buon pomeriggio, oggi sono qui per raccontarvi una storia. Narro la storia di un regno lontano, il cui re Riccardo, il buono e gentile, aveva una figlia, che a mia discrezione era tutto dire. Il suo nome era Isabella, ed è la corona la gemma più bella. Ma a differenza di tutte le altre, non era amante della vita galante. La spada era il suo unico vero amore, e la teneva impegnata per ore. Un giorno, durante il suo allenamento, che faceva tutti i giorni ovviamente, suo padre le si fece vicino, molto contento. Una gran festa si terrà per il solstizio che verrà. Tornei, danze e giochi per i tuoi anni nuovi. Quale novella, disse la principessa, potrò combattere con la mia spada più bella. Il re disse, no, ti è richiesta regalità. Il tuo posto è accanto a me, sarà. Su ciò non c'è discussione, fattene presto una ragione. La principessa sentì la sua gioia affievolita, ma una strana idea le diede di nuovo vita. La sua dama fedele chiamò e la sua idea infine le confidò. Poi tutti a riposare andarono presto, perché l'indomani non conosceva arresto. La primavera era arrivata e l'allegra festa stava per iniziare. I cavalieri tra loro si sfidavano all'ultimo tenzone.
capito quello che stava per capitare. Richiamato e dal suo stivale il campo finalmente venne calcato. Cavaliere dal nero manto, e il suo segreto doveva svelare e il suo volto infine mostrare. La celata il suo scudiero scoprì, e chi sotto si celava in fondo era la principessa Isabella, e suo padre non sapeva davvero che dir. Un grande applauso dal pubblico salì e il re allora si arrese a quel dì. La principessa infine fu elogiata e in danze più femminili continuò la sua giornata. E questa era la storia di Isabella, della corona, la gemma più pericolosa, ma anche la più bella.